ai nostri telespettatori, bentornati ad un nuovo appuntamento con il TGDR TA. Partiamo subito perché sono tante le notizie oggi. Il primo cittadino di Borgotaro, Marco Moglia, esprime solidarietà alla comunità ucraina di Borgotaro in questo drammatico momento. Sentiamo. L'entrata delle truppe russe della provincia ucraina del Donbass per appoggiarne la secessione e probabilmente l'annessione alla Russia ha suscitato in tutta la popolazione ucraina, compresa la comunità di Borgotaro, che è decisamente numerosa, tanto sconcerto. Il primo cittadino borgotarese ha pertanto espresso la propria solidarietà alla comunità ucraina locale. Sì, ciascuno di noi purtroppo è stato triste spettatore proprio nella giornata di ieri dell'invasione da parte delle armate russe nel territorio ucraino. Anche la comunità di Borgotaro, anche all'interno della comunità di Borgotaro, vi sono cittadini di origine ucraina che risiedono ormai stabilmente a Borgotaro. E ho voluto esprimere il senso di vicinanza mio personale della nostra comunità nei loro riguardi, nei riguardi dei loro cari che hanno ancora in territorio ucraino. Evidentemente le operazioni diplomatiche hanno fallito e purtroppo abbiamo avuto il triste epilogo che ci proietta in uno stato di guerra che tutti noi avremmo voluto scongiurare. È un monito per sensibilizzare non soltanto la popolazione nostra, per stringersi intorno alla popolazione ucraina di Borgotaro e in generale anche degli altri territori, ma è un piccolo segnale anche per invocare nei confronti dell'Unione Europea e delle organizzazioni internazionali un ulteriore sforzo perché questo conflitto abbia cessato. Praticamente un'applicazione ci vorrebbe dell'articolo 11 della Costituzione italiana con cui si rifiuta la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Sì, il nostro Stato abiura la guerra e peraltro facendo parte dell'Unione Europea anche l'Unione Europea appunto vede lo strumento della guerra come è uno strumento da scongiurare in ogni modo, in ogni evenienza. Del resto anche l'ONU ha cercato con ogni mezzo, quantomeno negli ultimi mesi, di avviare alcune trattative che però hanno evidentemente fallito. Noi auspichiamo che possa riprendere il dialogo tra le varie forze e attraverso la collaborazione dell'ONU e degli altri stati che volontariamente vorranno coadiuvare questo processo di pace. Il carnevale borgotarese ha iniziato con due arresti e diverse sanzioni da parte dei carabinieri. I dettagli nel servizio. Ieri nella prima giornata di carnevale i carabinieri della compagnia di Borgotaro hanno arrestato due persone. Si tratta di un 25enne e un 27enne del capoluogo che in piazza Farnese per sottrarsi all'identificazione hanno aggredito i militari. La pattuglia a piedi nei pressi di un bar ha percepito l'odore tipico della combustione della marijuana provenire da un gruppo di ragazzi, tra loro un giovane che stava fumando. Avvicinatisi hanno identificato il 25enne e mentre procedevano alla perquisizione sono stati aggrediti a calci e spintoni dallo stesso, che subito è stato aiutato dall'amico 27enne. Con non poca fatica i due sono stati bloccati e condotti in caserma, dove sono stati arrestati per resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni, poiché i militari sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari per traumi contusivi e abrasioni. Nel corso del servizio sono stati segnalati alla prefettura quali assuntori di droghe due giovani, poiché sorpresi a confezionare uno spinello, e sanzionate altre due persone per ubriachezza. E dunque il capoluogo valtarese è tornato a festeggiare la settimana grassa per via nazionale. Ieri davvero in tanti hanno partecipato all'apertura con il tradizionale giovedì grasso.
Presidente Mattarella al Carnevale Borgotarese. Cosa ne pensa, signor Presidente, di questo evento dopo la sua rielezione? È l'apertura del Carnevale, è l'apertura del divertimento. E la voglia di divertirsi della gente dopo 2 anni di pesanti restrizioni finalizzate al contenimento della pandemia è effettivamente esplosa soprattutto tra i più giovani. Nel tardo pomeriggio di ieri, approfittando dell'allentamento delle regole, Via Nazionale si è letteralmente gremita nell'arco di pochissimo tempo con centinaia di persone ansiose di sfogare la loro voglia di vivere, sia indossando singoli costumi estemporanei che formando gruppi mascherati a tema. Pur non essendo presenti di persona, forse per prudenza, vista l'età non più giovanissima, i componenti dello storico gruppo specializzato in satira politica locale hanno comunque voluto lasciare un segno graffiante riferito all'esito delle recenti elezioni comunali. Anche un altro gruppo, da anni protagonista del Carnevale Borgotarese, si è questa volta dedicato alla satira, per così dire, interna, riservando una serie di benevoli sfottò ad un amico recentemente convolato a nozze. Aspuso per malusu, sinfrosio e surugu. Tu che dici? Sultima pena, udisa, no, gomad scheina. Eri il re del carnevale, unico, geniale ed indiscusso. Da quando hai detto il sì nuziale, Romagnoli, non sei più lo stesso. E allora si cerca un nuovo Artù, ma niente spada nella roccia. Il centone senza macchia dovrà togliere il tabarro dalla groppa. Al tabarro, le una sorta di cuvertazza bagna, de curame, pesante, pesantissima. Infatti una volta ti dicevi al galeni quando ne fa di più. Ma cosa ne avrà con la galena che fa più? La mi succede il tabarro, dicevi. E così. E allora il tabarro è una sorta di vociaia che ti piomba addosso quando ti ha troppi pensieri. E quali sono questi pensieri? Quali sono questi pensieri? Beh, un pensiero eccellente può essere la presidenza la nomina del Consiglio europeo per la terapia della mano. Sapete, è stato anche pubblicizzato sulla Gazzetta. Vari eventuali. Vari, il compimento di 40 anni. Alle porte. Alle porte. I pensieri vari, qui c'è il caro bolletto, c'è il caro bolletto e il caro benzina. La raggiunta maturità è la costruzione di una casa al Valleto, la riqualifica di una zona debole come il Valleto. La partita IVA e le sue tasse imposte. Il povero imprenditore. Ma soprattutto al matrimonio Romagnoli. E allora prosegue nel pomeriggio di domani con la mascherata del Sabato Grasso. Dalle 17 dalla Riviera Romagnola giungerà il circo di Moira Orfei. Per le vie del borgo si esibiranno i migliori circensi del mondo accompagnati dalla regina del circo Moira Orfei. Voltiamo pagina. Si è sciolta dopo 7 anni di attività la Pro Loco di Bedonia. L'annuncio arriva dalla pagina Facebook dell'associazione. Vi è incertezza ora sul futuro, poiché ad oggi nessuno è pronto a prendere l'eredità degli ormai ex membri. L'associazione Pro Loco di Bedonia non esiste più. L'annuncio dello scioglimento è arrivato ieri sera attraverso un post sulla propria pagina Facebook e ricondivisa dal presidente Alessio Minoli. Dopo un periodo di silenzio e di riflessioni, l'attuale direttivo della Pro Loco di Bedonia ha deciso di fare un passo indietro, si legge nelle prime righe del post che prosegue. Le motivazioni sono svariate, ma le principali sono il mancato innesto di forze fresche ed una burocrazia sempre più stringente.
Per noi sono stati 7 anni meravigliosi in cui abbiamo sempre cercato di dare il massimo, anche nelle difficoltà. Anche se abbiamo attraversato anni difficili, conclude, il percorso fatto insieme a voi è stato intenso ed appagante. Ci teniamo a ringraziare chi in questi anni ha aiutato a rendere possibile la buona riuscita delle manifestazioni. Confidiamo di lasciare un'eredità che sarà prontamente raccolta da un gruppo capace e volenteroso e che qualcuno tenga viva questa associazione indispensabile. Bedonia se lo merita. Al momento dunque cala il sipario su un'associazione che è sempre stata in prima linea nelle manifestazioni e negli eventi a finalità di volontariato ma anche di promozione del territorio dal 2015 in poi. Al momento pare che non vi sia ancora nessuno pronto a raccoglierne l'eredità. Terminato a Medesano il primo dei 4 cantieri di messa in sicurezza dei corsi d'acqua, si tratta di buone pratiche per gestire il territorio e ridurre il rischio idrogeologico. Sono terminati 2 giorni fa gli interventi per la pulizia e la messa in sicurezza del rio Campanara nel tratto che scorre all'interno dell'omonimo parco. Porteremo all'attenzione della Regione Emilia-Romagna la necessità di ottenere altri finanziamenti per proseguire le opere di pulizia di questo corso d'acqua, ha commentato il primo cittadino di Medesano, Michele Giovannelli. L'altro intervento di messa in sicurezza riguarda il rio Dordone, il cui itinerario segue in buona parte il crinale attraversando l'adiacente territorio di case. Il rio riemerge poi dal paese arginato e attraverso l'abitato di Sant'Andrea Bagni. Purtroppo nelle nostre zone è diventata quasi una consuetudine registrare eventi di calamità naturali originati dalla natura. Vi sono situazioni imponderabili sulle quali c'è poco da fare, mentre altre sono riconducibili alle attività umane quando si tende a non rispettare la natura. Sappiamo, prosegue il sindaco, che il nostro territorio è stato vittima più volte di significative esondazioni fluviali, tanto che ad ogni nubifragio importante molti centri abitati corrono il rischio di essere allagati. Gestire l'ambiente non è cosa facile, ma tuttavia supervisionare è fondamentale per evitare i rischi provocati dalle variabili climatiche. Per Giovannelli fare una corretta manutenzione e pulizia del fiume si deve tradurre in pulizia dei suoi argini, che devono rimanere liberi da tronchi, rami, detriti, massi e da qualsiasi altra cosa possa influire negativamente sul naturale flusso delle acque. La rimozione delle ramaglie e dei detriti è stata effettuata con escavatori e mini escavatori dotati di benne bivalve, polipi idraulici e particolari pinze forestali per tronchi e massi con cui poter pulire in maniera ottimale le aree interessate. L'importo di contratto dei lavori per la messa in sicurezza di questo rio è pari a 61.895 euro, di cui 1.108 euro per gli oneri di sicurezza. Il tempo previsto per porre in massima efficienza il rio è stato stimato intorno ai 90 giorni. L'educazione alla legalità inizia dalle scuole. Sono numerose, infatti, quelle delle valli del Taro e del Ceno che hanno aderito al progetto Pretendiamo Legalità, giunto alla 5ª edizione e che si propone di attivare percorsi formativi dove i ragazzi sono i protagonisti. Per far ciò, nella progettazione ordinaria degli istituti scolastici verranno inserite le tematiche di legalità, valorizzando la dimensione formativa dell'educazione alla legalità, per l'appunto, che diventa trasversale ai saperi e snodo disciplinare integrato nei curriculi scolastici. Anche quest'anno la Polizia di Stato, avvalendosi della consolidata collaborazione con il MIUR, ha avviato questa edizione, che è anche un concorso rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, che verrà veicolato nelle scuole attraverso incontri con il personale della Questura e della Polizia Postale e che ha preso il via proprio nella giornata di oggi. La scuola, luogo privilegiato di etica e conoscenze, dove si impara a coltivare e a far crescere la cultura, la legalità come esercizio e pratica di cittadinanza attiva. Oggi purtroppo il ricorso alla violenza è diventato patrimonio dei più giovani, la soglia di percezione di ciò si è drasticamente abbassata. Le cause sono molteplici e molte volte sono da ricondurre a modelli e punti di riferimento sbagliati. Con questi incontri si instaura un dialogo tra agenti e ragazzi dove ci si confronta e si discute delle proprie esigenze. Educare alla legalità significa anche elaborare e diffondere la cultura dei valori civili. Si consente l'acquisizione di una nozione più profonda dei diritti di cittadinanza partendo dalla consapevolezza della reciprocità fra soggetti dotati della stessa dignità.
negozio Lube non è un negozio come gli altri. Sarà perché al primo sguardo capisci subito cosa significa essere Lube. Sarà perché i nostri sono gli unici negozi certificati. Sarà perché insieme possiamo costruire passo dopo passo una storia sempre nuova, scritta con passione e con l'attenzione che serve a renderla unica. Sarà per questo che in Italia la cucina si chiama Lube. Alla Piana del Mulino di Albareto, presso lo store Lube e Creo di Arredamenti Bertani. Potrete fissare il vostro appuntamento, insieme progetteremo la vostra cucina. Chiamateci al numero 346 1543 490. È evidente quando hai bisogno di un apparecchio acustico. Vieni a provare i nuovi apparecchi nel nuovo centro Acoustic System a Borgotaro in via Coridoni 38. La ditta Centro Seramenti di Del Nevo Riccardo a Borgotaro Parma, da 40 anni sul mercato, vi propone le novità più esclusive in termini di sicurezza su diversi tipi di serramenti, offrendovi come sempre un'ampia gamma di scelta tra porte scorrevoli, porte blindate, inferriate, persiane blindate in alluminio, tapparelle, zanzariere, porte interne laminate, laccate e legno massello, tettoie, pergolati, infissi in PVC, legno e alluminio. La ditta Centro Seramenti di Del Nevo Riccardo vi offre anche servizi di restauro di persiane e finestre e vi aspetta per consigliarvi al meglio con tutta la sua esperienza. Ditta Centro Seramenti di Del Nevo Riccardo, via della Libertà 43, Borgotaro, Parma, telefono 0525 90324. Vivi Domotica, azienda specializzata in impianti elettrici tecnologici con controllo da smartphone. Partner Eolo, per impianti internet a banda larga. Vi aspetta presso la sede di Borgo Valditaro in via Caduti del Lavoro per farvi conoscere tutte le novità commerciali. Vivi Domotica. Con Tremoli e il dominio degli Sforza 1441-1500, mostra a cura di Davide Tansini, accessibile online sul sito www.inarce.com. Mariani Gomme, via Muoro Nera 13 Bedogna, Parma. Super offerta per tutto il mese di febbraio, pneumatici agricoltura, su pneumatici delle migliori marche del settore come Michelin, Trelleborg, BKT, Kleber. In omaggio naturalmente con l'offerta il nostro smanicato. Possibilità di montaggio a domicilio, preventivi 333 39 68 929. WhatsApp 320 1814 044. Ecco le offerte di Baudassi Prezzi Bassi. Affettatrice elettrica Celme, corpo in alluminio, lama 22 cm, euro 299. Set di coltelli con ceppo, 6 pezzi, 39,90 euro. Moto Zappa Pro Garden, lama 36 cm, 173 cm cubici, 299 euro. Taglia erba a motore Marina System, trazionato, motore Kohler, euro 730. Baudassi, ai prezzi bassi. Doppio impegno domenicale per la Valtarese Basket. I Diavoli Rossi giocheranno in casa alle 17.30, mentre le ragazze del coach Scanzani saranno ospiti alle 20.45 della Magic Rosa Parma. Appuntamento domenicale per entrambe le formazioni seniores della Valtarese Basket. A scendere in campo al Palaraschi alle 17.30 sarà l'Artarredo del coach De Martino, che sfiderà la Sampolese, formazione attualmente al secondo posto in classifica, soli 2 punti di distacco dalla prima della classe Cavriago. Per l'Artarredo si profila un impegno difficile, soprattutto per le varie assenze che stanno attanagliando il cammino dei giovani Diavoli Rossi. Rispetto alla gara di giovedì scorso,
scorso contro la Planet, il coach De Martino potrebbe recuperare Rossi, mentre restano confermati gli 8 atleti scesi in campo nella scorsa gara. Impegno esterno per la Roby Profumi, che domenica alle 20.45 sarà ospite della Magic Rosa Parma nella gara valida per la terza giornata di andata della seconda fase del campionato di Serie B femminile. Il coach Scanzani potrebbe recuperare Gioele Ferrari, mentre assenti saranno ancora D'Ambros e Crivaro. Quest'ultima, infortunatasi al ginocchio nella gara di domenica scorsa contro Samoggia, sarà sottoposta a risonanza magnetica al ginocchio nella giornata di giovedì prossimo. Nelle due sfide della prima fase la Roby Profumi ha riportato contro la Magic 2 sconfitte, ma la voglia delle bianco-blu è quella di provare a mettere in difficoltà le più quotate avversarie del coach Olivieri. Domani è sabato 26 febbraio, al mattino addensamenti sui rilievi più consistenti sul settore centro-orientale, dove avremo precipitazioni a carattere nevoso sopra i 6-700 metri, tendenza ad esaurimento dei fenomeni nel pomeriggio, salvo residue nevicate deboli e irregolari ancora sui rilievi. Temperature minime intorno ai meno 5, quindi abbiamo una flessione notevole delle temperature, con locali gelate, massime fra 8 e 9 gradi, venti prevalenti dai quadranti settentrionali con rinforzi più consistenti sui rilievi. La programmazione di RTA si apre alle 20.35 con Salute e Società alle 21 Video Station e alle 22.30 il TG di RTA, alle 23 la replica del TG Parmense, alle 23.30 Balla che ti passa e a mezzanotte 30 una nuova puntata di Rivediamoli. E anche per oggi il TG si chiude qui, vi ringrazio per essere rimasti in nostra compagnia e vi do appuntamento a domani 19.35. Arrivederci.